di quest'opera è avvenuta circa un anno fa, quando durante un controllo di alcuni beni d'arte posti in vendita da una nota casa d'aste di Firenze, abbiamo trovato questo graduale e 15 pagine miniate che ci hanno insospettito. Da qui abbiamo cominciato a fare l'accertamento e abbiamo verificato tramite la nostra banca dati che le pagine miniate erano state oggetto di furto per quanto riguarda la diocesi di Siena. Erano state denunciate alcune negli anni 70, alcune negli anni 80 come alienate. Per quanto riguarda il graduale, questa è una delle nostre difficoltà perché il graduale non era stato denunciato, quindi non era censito all'interno della nostra banca dati, quindi è stato un po' più complesso risalirne all'origine e ci siamo avvalsi, quindi come facciamo sovente, di esperti. In questo caso particolare ci siamo avvalsi della professoressa Sonia Chiodo dell'Università di Firenze, una storica dell'arte medievale in particolare, che ha saputo rintracciare l'origine del bene e tramite ulteriori indagini siamo riusciti, ecco, a risalire alla chiesa di Artena dove era stato asportato in un'epoca imprecisata poiché non è, come dicevo, non era stata fatta la denuncia. Quali sono appunto oggi le difficoltà Beh, le principali? nostre difficoltà principali sono quando un bene viene asportato, non ne viene fatta la denuncia, oppure viene fatta la denuncia, ma del bene non ci sono descrizioni, fotografie, eccetera, che ci permettano un immediato riscontro una volta ritrovato, insomma, sul mercato. Ecco, vogliamo davvero ringraziare i carabinieri della tutela del patrimonio culturale che sono riusciti a recuperare questo graduale che apparteneva alla famiglia francescana, a noi francescani, e in realtà era collocato in Artena, nel convento di Artena. Quindi davvero un applauso ai nostri carabinieri perché è un bene che ritorna ai legittimi proprietari, ma che può essere davvero visionato da tutti. Quindi bene, grazie ancora.